L'uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura, ma è una canna pensante. Sono trascorsi 75 anni dal terribile eccidio presso lo stabilimento ortofrutticolo Becca. Era la notte tra il 12 e il 13 aprile 1945. Ogni giorno io passo in via Vittorio Veneto per andare a scuola e volgo lo sguardo al luogo in cui ero solita giocare con i miei cugini quando ero piccola. La Villa Becca non esiste più, come non ci sono nemmeno i magazzini, la pesa, le immense celle frigorifere, solo condomini. E sul marciapiede lungo la via, una lapide e 16 sassi con i nomi delle vittime. Anche i miei alunni, che hanno 12 anni, passano lì davanti a piedi o in bicicletta, tutti i giorni, ma senza fermarsi, senza guardare. Ho voluto condividere con loro le fotografie della mia famiglia e raccontare la storia di questi 16 partigiani, per fare in modo che quello non rimanesse solo un posto qualsiasi della loro città, ma diventasse un luogo della memoria e acquistasse significato. Questo laboratorio di storia ci ha permesso di partire dalla realtà odierna per affrontare un viaggio nella storia prossima, quella dei nostri nonni o bisnonni, per arrivare a capire che ciò che siamo noi oggi dipende da un passato e, indipendentemente dalla nostra volontà, ogni gesto è influenzato da esso. Prima della Seconda Guerra Mondiale, quella attorno a via Vittorio Veneto era una zona abitativa e produttiva. Dall'area della stazione ferroviaria di Imola partivano dei binari secondari che raggiungevano alcuni complessi industriali, la cooperativa ceramica, la fabbrica del ghiaccio, e terminavano all'interno dello stabilimento Becca, che lavorava la frutta e produceva marmellate. I barattoli venivano accatastati in piramidi, i vagoni entravano fin dentro i vasti magazzini. Gli operai e le operaie caricavano le cassette che venivano fabbricate al piano superiore dell'azienda. Nel 1943 Imola fu occupata dai tedeschi e dal 13 maggio 1944 gli alleati cominciarono a bombardarla. Intere famiglie sfollarono e strade, ponti, snodi ferroviari, case furono distrutti. La famiglia Becca si rifugiò quasi subito presso i Conti Ginnasi in via Appia e lo stabilimento, con il passare dei mesi, subì gravissimi danni. Intanto le SS tedesche e la Brigata Nera Fascista cercavano di individuare i partigiani che agivano in clandestinità e prendevano ostaggi tra i loro familiari e i civili. Nella Rocca Sforzesca furono incarcerate e torturate oltre 220 persone, alcune delle quali furono trasferite nei campi di concentramento del Terzo Reich. Nella notte del 12 aprile 1945, dalla Rocca partirono tre camion. Due si diressero a Budrio, mentre il terzo rimase a Imola con 16 prigionieri politici. 8 provenivano da Medicina, 1 da Castel Guelfo, 6 da Castel San Pietro e 1 da Imola. La ritirata verso il nord Italia era imminente, ma prima di abbandonare la città, le Brigate Nere vollero compiere un'ultima terribile azione. I 16 partigiani, condotti presso il pozzo che si trovava tra le macerie dello stabilimento Becca, furono barbaramente uccisi. I loro corpi vennero gettati dentro, poi il muretto del pozzo fu fatto crollare sul fondo per nascondere il misfatto. L'idea di libertà per la quale questi 16 partigiani lottavano non è rimasta sepolta ed è sopravvissuta nella memoria dei cittadini imolesi.
Di questo abbiamo preso coscienza noi ragazzi che avremmo voluto commemorare le vittime modellando con le nostre mani dei fiori con l'argilla. Purtroppo l'emergenza pandemica ci ha costretti a rimanere chiusi nelle nostre abitazioni, ma abbiamo voluto ugualmente terminare il progetto. Ognuno di noi ha realizzato un fiore con i materiali recuperati in casa, perché abbiamo appreso che, anche nelle situazioni più critiche, il pensiero non può essere rinchiuso né soffocato. Non occorre che l'universo intero si armi per annientare l'uomo. Un vapore, una goccia d'acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma quando anche l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe pur sempre più nobile di chi lo uccide, dal momento che egli sa di morire e conosce il vantaggio che l'universo ha su di lui. L'universo, invece, non sa nulla. Tutta la dignità dell'uomo sta dunque nel pensiero. È in virtù di esso che dobbiamo elevarci e non nello spazio e nella durata che non sapremo riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare. Ecco il principio della morale.